Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo inizio del Giardino di Minerva. Per chi non mi conosce, io sono Anna, sono una sacerdotessa della Dea e una sacerdotessa di Avalon e la presidentessa in carica dell'Associazione di Promozione Sociale Argiope. Questa sera ho il grande privilegio di intervistare Cathy Jones, sacerdotessa di Avalon, con noi in diretta da Glastonbury, nel Regno Unito. Cathy è una guaritrice, una scrittrice, insegnante, una cerimonialista e un'iniziatrice. È la fondatrice e direttrice creativa del Goddess Temple di Glastonbury ed è la tessitrice, l'organizzatrice della Goddess Conference, che è conosciuta a livello internazionale e si tiene la prima settimana di agosto, l'ultima di luglio, a seconda degli anni. Insieme a Erin McAuliffe insegna il percorso triennale per diventare sacerdotesse o sacerdoti di Avalon. Cathy ha scritto molti libri, conosciuti soprattutto nel Regno Unito e oltreoceano, tra cui Priestess of Avalon, Priestess of the Goddess and The Ancient British Goddess. Nel 2013 è stata inserita nell'elenco delle 100 persone viventi più influenti a livello spirituale nel mondo, stilato dalla Watkin Bushop. So, hi Cathy. Hi, Anna. It's a great pleasure to have you here for this interview for Il Giardino di Minerva. Thank you. I'm very happy to be here with you. Thank you. I send you greetings from Glastonbury and the Isle of Avalon. Thank you so much, Cathy. I got some questions for you, and maybe people will be interested to do other questions to you. Yeah, sure. Cathy saluta tutti e vi porta le benedizioni dall'isola di Avalon. È molto felice di essere con noi qui questa sera. So, first question, Cathy. Yeah. You are a priestess of the goddess and of Avalon. But what does it mean to you and how does it work in your everyday life? Okay, in my life is completely dedicated to Goddess. I love and serve the Goddess every moment, every day of my life. Le ho chiesto, essendo lei una sacerdotessa della Dea e una sacerdotessa di Avalon, cosa significa per lei questo ruolo e come lo vive nella vita di ogni giorno? E Cathy risponde che è completamente parte della sua vita e questo suo essere una sacerdotessa è tutto ciò che è. Goddess is my life. That is my dedication and my path of service is completely to her. I know that I am very lucky that I am able to do this in my life.
Dice che la dea è la sua vita e si reputa molto fortunata per avere questa possibilità e questa. What this means is that everything I do is in service to Goddess, and the goddess that I am particularly dedicated to is the Lady of Avalon, the goddess of this sacred land. Ogni cosa che lei fa è un servizio alla dea. E la dea alla quale lei è più devota è la signora di Avalon. Throughout my life, perhaps for the last 30 years or so, I have been attracted to different goddesses at different times. Some of those goddesses were from other lands until I became aware of the goddess in my own land. Negli ultimi 30 anni ha prestato questo servizio come sacerdotessa anche con dee provenienti da altri paesi che ha conosciuto magari all'inizio, fino ad arrivare a scoprire le dee della sua terra natia, l'Inghilterra. So there were goddesses from other lands, such as Green Tara from Tibet, such as the Cretan snake goddess. Different goddesses at different times have been very important to me. Nel corso della sua vita, appunto, dee di altri paesi sono stati molto importanti per lei, come la Grintara dal Tibet o la dea dei serpenti di Creta. And then when I became aware of the goddesses of my own land and my own culture that had been lost and hidden for many hundreds, if not thousands of years, then I began to find her once again in my own land and in the mythology of my own land. E dopo è divenuta consapevole delle divinità, delle dee della sua terra natia, che erano nascoste, che erano sepolte nella mitologia della sua terra. So, in where I live in a small country town that is known as Glastonbury. And Glastonbury is the outer counterpart to an inner landscape, and that inner landscape is known as the Isle of Avalon. And the Isle of Avalon is a mythological land, it is a land that exists beyond the mists. Cathy vive nella piccola cittadina di Glastonbury, nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel Somerset, che è conosciuta come Glastonbury, ma in realtà è solo la controparte in questa realtà dell'isola mitologica di Avalon, dell'isola che si trova oltre le nebbie. Marion Zimmer Bradley wrote a book called The Mists of Avalon, which tells of a time around the times of the Arthurian legends, which speaks of a time when goddess was loved and honored in this land. And many people come to Glastonbury in order to find the priestesses of Avalon, whose story is told in this novel. And in my journey of understanding, those priestesses did exist in the past, and many thousands of people respond to this idea of the priestesses of Avalon. Nel 1982 Marion Zimmer Bradley ha scritto un libro intitolato Le nebbie di Avalon, nel quale si parla delle sacerdotesse di Avalon. E le persone sono state nel corso degli anni attirate da questa idea delle sacerdotesse di Avalon, da questa immagine mitologica e spesso molte persone vanno a Glastonbury proprio in cerca delle sacerdotesse di Avalon. In the 1990s, I began to think what it might mean once again
if the priestesses of Avalon once more existed in this land. So I had been myself teaching for over 20 years about goddess and following the wheel of the year and writing books about goddess. And particularly one of the first ones I wrote is The Ancient British Goddess, which is now being translated into Italian and which is being launched when I come to Italy next week. That is one of the most interesting kind of findings about who our ancient goddesses were and how we can begin to honor them once again now. Kathy ha insegnato un cammino spirituale legato alla Dea per oltre 20 anni e vivendo nella sua vita di tutti i giorni la ruota dell'anno e queste divinità. E si è chiesta come sarebbe stato riportare nei giorni nostri il sacerdozio delle sacerdotesse di Avalon. La risposta è stata immediata. Maybe I missed something. Last bit. Okay, I will kind of go on and just so it's really when it comes to what it means to be a priestess of the goddess and of Avalon. Mm-hmm. This is really a journey of exploration, because the threads that connect us to the ancient times have been broken. Mm-hmm. When I came to this, there were no existing priestesses of the goddess who serve the goddess of my land and my culture. So the last 14, no longer than that, the last, how many years it is, 16 years, it's really been a journey of exploration, finding out who goddess is in this land, how we relate to her from landscape and culture, and starting again from the beginning. Mm-hmm. So, Kathy dice che il suo essere una sacerdotessa sorry, Kathy. Okay, I'm sorry. È proprio un'esplorazione, un mettersi in gioco e un impegno con la Dea. È un ritrovarla nella terra. In the landscape, you say. You find her in the landscape. La trovi nella terra. So goddess comes to us through landscape and through her nature. The way that we learn about her is by noticing what is happening in the nature all around us and in the shapes and forms of landscape. La Dea la troviamo nella natura, la notiamo nelle forme della natura, nella forma del paesaggio. But Kathy, mm-hmm. you talk about this connection with the land yes. as the most important thing in a priestess life. Yes. Ho chiesto se per lei questa connessione con la terra è la cosa più importante nella vita di una sacerdotessa. Lei risponde assolutamente di sì. Ma come possiamo magari connetterci noi, vivendo nelle grandi città, chiassose. So, but how can we connect with her while we are living in a big crowded cities, okay. far away from nature? Far away from nature. Oh, it's a sad thing. it's a sad thing to be far from nature, from her nature. But nature is still all around us. There are always the trees, there are always the flowers, there are always the plants. You can always find her in those things.
But it's really about becoming aware of the shapes and forms of the land beneath the buildings. Oh, so, okay. yeah so yeah sorry you want to say Thank you. Dice che sì, la possiamo trovare nei fiori, nelle piante, negli alberi, anche nei parchi delle nostre città, ma la troviamo molto radicata nelle forme del nostro territorio. So, and often cities are built around rivers, and rivers in the ancient times were the were also usually named after goddesses. Many rivers were named after goddesses. So they're like the lifeblood of goddess flowing through the land. So you can always find the relevant goddess is part of the river that flows. So say in Britain you have London, huge city, which is built around the River Thames, and the goddess of the Thames is Temesis, and she is an early goddess. Kathy ci riporta al fatto che tutte le grandi città sono state costruite attorno ai fiumi e in molti paesi, in Inghilterra in modo particolare, ma anche qui da noi, i fiumi vengono denominati spesso dalle divinità di quella terra. Ha portato l'esempio di Londra. Londra è stata costruita attorno al Tamigi e la dea antica del territorio su cui Londra è sorta poi si chiama Tamesis, right? The name of the goddess Tamesis? Mm-hmm. Okay, yeah. Thank you. Yeah, yeah. So also in Italy, I would imagine that many of your cities, say Venice, are built around water. You know, that they, because they were the crossing points and the waterways, and they are about the flow of her energy through the land. So if you are living in a city, the river is one of the first places that you look. And then you can also look at the topographical maps, that's the maps of the contours of the land. And in those in that land, looking for the shapes of goddess, for the shapes of the feminine, for her breasts and her belly and her legs and her thighs. You can find all those in landscape. Kathy ha portato poi l'esempio di Venezia, che tra l'altro per i veneziani è sempre stata impersonificata come una divinità nei dipinti e nelle allegorie, perché come Londra si sorge dove il flusso dell'energia della dea fluisce lentamente dal mare e dai fiumi alla terra. E suggerisce anche poi di buttare un occhio, di guardare le mappe delle nostre aree e di vedere anche con le curve di livello se la dea appare nella sua interezza e nelle forme dei monti, delle colline, di vedere se queste forme femminili vengono fuori. That's the thing you did in Glastonbury, looking at the map. Yeah. To see her in the land. Yeah. Lei ha fatto la stessa cosa a Glastonbury, l'ha vista la prima volta su una mappa topografica. And what it is about land is that there are secrets that are held within the land, within the shapes of the land, so that when you walk upon the land, in particular places, there are secrets that are revealed through being on the land. And this is something you only know by walking and being on land. Kathy dice che molti segreti
Molte cose che tu puoi conoscere sono nascosti e possono essere solo rivelate camminando nella terra e quindi vivendo questo rapporto con il nostro territorio profondamente. And these, I just want to say, these are secrets of consciousness and awareness. They are secrets of Goddess that are there and present in the land, waiting for us to receive them and to have them revealed to us if we take the time to be there. Ci dice anche che se ci prendiamo il tempo di stare con la Dea nella terra, segreti di consapevolezza e di conoscenza ci verranno rivelati. L'importante appunto è proprio quello di prendersi del tempo per stare con lei. So, Kathy, I know many projects came out from your connection with Goddess and the land, and especially her people. So, can you tell us more about the Mother World and this new project you are starting with? Let me translate this. Molti progetti che Katie ha portato avanti in questi anni vengono appunto da questa connessione con la Dea, con la sua terra e con soprattutto le persone che vivono quella terra. E uno dei nuovi progetti che è partito da molto poco è il progetto del Mondo Madre. E ho chiesto a lei di parlarcene un pochettino. Okay, so in Glastonbury we have developed many projects such as the Priestess of Avalon training, the Goddess Temple, the Goddess Conference. These are big things that are growing and growing and growing at the present time. And out of that has come the awareness of a need for a different kind of society in which we live. Dice che a Glastonbury nel corso degli anni molti progetti sono stati concepiti e sono stati portati avanti. Ad esempio, appunto, il training per le sacerdotesse, il Goddess Temple stesso, la Goddess Conference, e che le cose stanno crescendo, 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 portando consapevolezza. E una di queste consapevolezze che sono riemerse in questo periodo è quello della necessità di una società differente. Okay, so the Mother World is the idea of a different kind of society. It's a vision of a different kind of society because the patriarchal societies in which we all live do not serve us. They do not work for us. They just don't work. So this is a new kind of society. This is the. Do you want to say that? Lei, questa nuova società che sta emergendo ci porta, è nata perché le vecchie regole delle società patriarcali abbiamo visto che non funzionano più in questo periodo, non funzionano più per noi, per cui è una sorta veramente la necessità di un nuovo modo di vivere. The Mother World is the society inspired by Goddess, where mothers and the values of mothering, that is, love, care, and support for each other, are placed in the center of our society rather than being placed on the periphery, which is where they are now. Il mondo madre è una società ispirata dalla Dea, in cui il valore della madre e dell'amore materno è posto della cura, del supporto, è posto al centro
della vita, della società e non nella periferia come è in questo momento. So, the mother world is a society where creative, life-affirming, loving actions and insights and awareness, practical expression are put in the center of life, rather than being something that is added on to the mainstream of life. Nel mondo madre, i valori di supporto, di cura, sorry, noises, can you repeat it, please? Okay, I can't. society in which creative and life-affirming actions and values. Azioni che portano la vita, che incoraggiano la vita, la creatività. Are placed in the center of our lives rather than being at the side of our lives. Sono posti al centro della nostra vita invece che in disparte, nel margine della nostra vita. And it is a society in which it is recognized that we all live on the planet, that is our Mother Earth, and we must take care of her. Ed è una società in cui ci rendiamo conto che viviamo in questo pianeta e che dobbiamo prenderci cura di Madre Terra. And that protecting and taking care of the earth and of all the animals and all of nature has to be our priority. E la nostra priorità deve essere quella di prenderci cura di Madre Terra e di tutti i suoi esseri. But what is most important is that instead of undermining each other, not taking care of each other, instead of war and rape and slavery and poverty and all those values that come out of patriarchal values, that it's time that we let those values go and put love and support and care for each other into the center of everything. Ma la cosa più importante è che poniamo l'amore al centro di ogni cosa, in modo che i valori negativi della nostra società, la povertà, lo stupro, la guerra, siano pian piano guariti. Siano pian piano trasformati e non facciano più parte della nostra società. So when we when I come to Italy and Mike and I are coming to Turin, we are going to be speaking more about the mother world and doing some workshops on workshop on changing to mother world values, how we do that together as society, how do we as women and as men and children change the way this unworkable society is working now, or not working. Quando verrai in Italia, nelle prossime settimane, durante la conferenza internazionale sulle società di pace a Torino, lei e suo marito Mike parleranno più approfonditamente del mondo madre, e di come donne, uomini e bambini possono andare a cambiare questa società che sembra non poter cambiare mai. So the recognition is that we all, as women and as men, carry wounds, wounds from our conditioning within patriarchy, and that we have to help each other to heal these wounds, to express these wounds and to heal them together. E una cosa che noi, come donne, uomini e bambini, dovremmo assolutamente fare è essere consapevoli delle ferite che questa società ci ha portato, che il condizionamento che abbiamo avuto ci ha portato ad avere e che ci prendiamo la responsabilità di guarirle, di scovarle e di guarirle insieme. So that we can change our world. Così possiamo cambiare il mondo. Yeah.
The time is now. Now is the time. Questo è il tempo. Yeah. So, let's see if there is any questions. Se avete qualche domanda, vediamo se ne arrivano. Comunque, Kathy la prossima settimana sarà appunto qui in Italia. Il 21 ci sarà un seminario a Padova, proprio sulla chiamata all'essere un sacerdote e una sacerdotessa della Dea. E poi, come abbiamo già detto, a Torino il 26, 27, 28 di aprile al convegno delle società di pace. Una cosa che non ho tradotto prima è che il libro The Ancient British Goddess è stato appunto tradotto in italiano a cura di Sara Perini. È intitolato La Dea nell'Antica Britannia. Adesso se riesco a centrare la macchina. Yeah! Ed è di freschissima appunto pubblicazione per Psyche 2, e se lo volete prenotare potete scrivere ad Argiope. Stiamo raccogliendo prenotazioni in modo da fare un ordine grosso alla casa editrice. There is a question. Yeah. If someone wants to follow the goddess temple tradition, mm-hmm. what we have to do? Okay. So we do different kinds of training courses. Which is where you learn of the goddesses of our land, but you learn principles by which you can then start to discover and uncover the goddesses of your own land. So the Italian goddesses it's a way of finding your way into what your own native goddesses might be, who they are. Okay. Yeah. Sorry. È arrivata una domanda che chiede: per chi volesse seguire il percorso portato avanti dal Goddess Temple, cosa può fare? E lei dice che appunto ci sono parecchi training in atto presso il Goddess Temple, ma la cosa più importante è che ognuno di questi può condurre chi lo segue a cercare poi la dea nella propria terra. Quindi ci dà le possibilità, le capacità poi di scoprire la dea nella nostra terra. So several priestesses, including Anna and Sarah and Lara, have trained with us and are now developing their own goddess wheels for Italy and for different parts of Italy, because goddess is about where you live, where you come from. So they are all working with the Italian native goddesses and rediscovering them. E infatti io, Laura e Sara e Claudia, che stiamo seguendo il training al Goddess Temple, adesso stiamo cominciando a lavorare con la dea nella nostra terra per andare alla riscoperta delle dee native della nostra terra e reclamarle in questa era, cosa che hanno fatto poi altre amiche e sorelle in tutta Europa, in tutto il mondo. So we have many sisters all around the world doing this, discovering their goddesses all around. And at some point, I know that you will be developing your own priestess trainings. In the meantime, you can. Our priestess training is a 3-year-long training, which is either coming to Glastonbury 8 times in the year, or we have a correspondence training where you come to Glastonbury twice in the year.
Appunto, il training per diventare sacerdotesse di Avalon dura 3 anni e viene sviluppato sia residenziale a Glastonbury e viene richiesto di essere presenti 8 volte in un anno lì, ma c'è anche l'opzione di poterlo fare via per corrispondenza, via email, in cui però viene richiesto un pellegrinaggio, viene a Glastonbury 2 volte all'anno. There is another question da Amalia. Chiede quanto è importante il rapporto con la propria terra. Ok, I've lost it. Laura, I've lost it. And she was asking about the connection with the land and the genius loci of the land, the spirits of the land, in the magical work. Wait, chiedeva appunto quanto importante era il rapporto con la terra e con il genius loci, con gli spiriti della terra, nel lavoro magico. So this is the how important is the spirits of the land in the magical work? Okay, there are different traditions see the spirits of the land in different forms. So sometimes they are nature spirits, sometimes they are guardian spirits, sometimes they are part goddess or god, and well, that's how they're described. It depends on your focus of attention, what you're focusing on. Dice che in differenti tradizioni gli spiriti di natura possono essere visti in maniera diversa, possono essere visti appunto come spiriti di natura, come spiriti guardiani, come dee, come dei. Dipende tutto dall'intento, dal focus che tu hai. They are more guardians of the gateways between the worlds, between this world and the other world, in my understanding. Sorry. So the genus Loci Loci. are guardians of the gateways between this world, the And physical world, and the other world. They the stand other word. as the gateway. Perché il genius loci, gli spiriti del luogo, è il guardiano del passaggio tra questo mondo e gli altri mondi nel luogo fisico. Ok. So they help you cross thresholds. E ti aiuta a attraversare la soglia tra questo mondo e l'altro mondo. Ok. Thank you so much. I've lost the chat. So let's see if Oh, there's there's a cat walking around your back. okay. Oh, so this is Binks. Anyway, so I can't Should say see. that if you want, if anyone wants any more information about the trainings we offer, they can go to www.goddesstemple.co.uk. Ok, se qualcuno vuole altre informazioni sul Goddess Temple, può andare su www.goddesstemple.co.uk e lo trovate comunque anche tra i link nel sito di Archiope. Yeah, and the Goddess Conference, which is our big annual event, is goddessconference.com. Ok, e della Goddess Conference, che è il loro evento più grosso a livello annuale, a www.goddessconference.com. And people come from all over the world to the Goddess Conference, which is held each year at Lammas around the beginning of August.
Ok, come vi dicevo prima, la Goddess Conference richiama gente da tutto il mondo e viene svolta la prima settimana di agosto, l'ultima di luglio, seconda, attorno all'Hammas, Lugnasad. And This year will be. you can look at my own website, which is kathyjones.co.uk. E il suo sito web personale che è kathyjones.co.uk. So, the Goddess Conference this year will be It's 20. focusing on the Mother of Earth, Eartha, the Great Mother of the Earth. La Goddess Conference quest'anno sarà sulle dee della Terra, principalmente su Eartha, la grande madre della Terra. Yes, it's good. Very exciting. Yeah, I think so. So, since there will be no other question, I think we could thank you, Kathy. Pleasure. Night. Non avendo possibilità di avere altre domande da parte di chi ci ascolta, io penso che saluterò Kathy. La ringrazio per essere stata con noi questa sera. Ringrazio a voi per averci ascoltato e niente, ci vediamo alla prossima. Kathy you will be here in 1 week, In 1 week, yes. 10 days you will be here. Please come and join in the workshops and in the conference. And I look forward really so much to being with you in Italy. Ok, Kathy sarà con noi appunto fra 10 giorni, non vede l'ora di essere qui e vi aspetta tutti quanti ai seminari e alla conferenza a Torino. E beh, alla prossima. Goodbye, Kathy. Goodbye and thank you so much, Anna, and lots of love. Saluti a tutti e un mondo di amore. Okay. Buona serata a Bye. tutti. Bye bye. Bye.